Ragazzi, io di questo mio nuovo video la vostra in azzurro. Oggi, ragazzi, andiamo a parlare di fantacalcio. Andiamo a parlare di sto cazzo di fantacalcio. Ragazzi, sempre. Dai, ma non è possibile che mi tocca sempre bestemmiare sto cazzo di fantacalcio. Io non la faccio più, basta. Ogni settimana tipo, è una bestemmia totale. Peggior difesa di. Dai, c'è molto partecipanti sulla peggior difesa. Sono quello che prende più gol tutte le volte. Sono quello che prende più gol, ragazzi. 28, quello che ne prende di meno degli altri, 25. Quindi, ragazzi, veramente clamoroso, clamoroso, clamoroso. Cioè, quello che ne prende di più, vabbè. Partiamo con la sua formazione, andiamo con quella del mio avversario. Tanto bene, mica stiamo più. Ovvero 7 di prestazione. Non facevano un cliché da Natale, tipo, dello scorso anno. Più, ragazzi, abbiamo il bonus di imbattibilità 8, perché non ha preso gol. Tomori non gli gioca, gli subentra. Ferrari, voto 6. Skriniar, 7. 7. Zappacosta. Iniziamo. 7 di prestazione più assist 8, però da Zappacosta ci può anche stare, ci può anche stare. Che difesa però, 7 Skriniar, 7 Zappacosta, 8 Zappacosta, 8 Udero, 6 Ferrari. Vabbè. Luis Alberto, dai, 5, mi dà munizione 4 e mezzo, pessima gara con la Juventus. A me Junior Traoré non ha segnato, 5 e mezzo, una bruttina partita contro il Cagliari. Brozovic, 6 e mezzo. Ragazzi, Ivan Perisic. Diciamo che questa volta non ci hanno incassato neanche più di tanto, perché comunque ha molta Inter questo qui e non abbiamo vinto contro Napoli, quindi ragazzi non posso neanche troppo incassare, però proprio contro di me. Vabbè. Perisic, ragazzi, 7 più 3, 10. Perisic 7 più 3, 10. Mi fa gol contro, sì. Lautaro, 7 più 3, 10. 7 più 3, anche lui, ce l'avevo contro tutta l'Inter, c'è anche questo qui. 7 più 3, 10 anche per lui. E Gyasi, 6, ha munito 5,5 e il Toko Correa, 6,5, assist 7,5. 5 giocatori dell'Inter, tutti sono in immobile praticamente. E ragazzi, ha fatto un casino di punti. Poi, ragazzi, passiamo alla mia. Samir Handanovic. 6. 2 gol subiti. La munizione 3,5. 3,5. Sembra che lui aveva in panchina la Tata Luciano. Se metteva la Tata Luciano aveva preso 0, 4, meno 4 gol subiti 0. Vabbè. Io invece avevo Vicario in panchina, ha preso 4,5 in totale. Quindi avrei fatto meglio a mettere Vicario, mi sarei cambiato veramente poco. Anzi, nulla. Darmian, solita sicurezza, 6,5. Solita veramente sicurezza, sicurezza sua, sempre 6,5 mi prende. Tete, l'ho preso adesso, come ho svincolato Izzo, ho preso Tete, 6 del Bologna, mi piace tanto. Lazzari, 5,5, 5,5, brutta prestazione con la Juve, appena è entrato dall'infortunio. Felipe Anderson, voto 6, vabbè, è un po' comunque un portabonus. Soriano, voto 6, ne parliamo, Soriano, porca puttana, svegliati, svegliati, Dio boh, svegliati, contro il Venezia in casa, contro lo Spezia, poi se mi fai gol, mi incazza come un drago, Dio boh. Candreva, il solito Tonio Cartoglio, quinto con il campionato, una sicurezza clamorosa, Tonio Candreva, 7 più 3, 10, Lazovic, anche lui, bene, finalmente mi ha fatto qualcosa, 6 e mezzo, più assist, 7 e mezzo da subentrato. Ciccio Caputo, 6 e mezzo, buona prestazione con la Salernitana, non riesce a segnare, porca che boia anche te Ciccio Caputo. Morata, se ne parliamo, ho provato a metterlo, ho detto, stavolta segnerà, quasi segnato. Mannaggia. Simeone, ragazzi, questa volta niente da fare, quando lo mettono fa niente. 5 e mezzo, ha munito 5. Contro l'Empoli, in casa. Ragazzi, no, il risultato c'è poco da dire. Questo l'avrete già capito. Lui fa 78 e mezzo, quindi 3 gol. Tutte le volte io devo fare 4 gol per vincere, clamoroso. E invece, ragazzi, ho fatto 68 e mezzo più 2 punti del fattore campo, 70 e mezzo, ragazzi. Quindi finisce 78 e mezzo, 70 e mezzo, vince lui per 3 a 1, ragazzi. 3 a 1 in panchina, poi lui c'è da registrare anche Scamacca, quindi pensate voi, 7 più 3, 10. Ragazzi, questo è il mio video, potete sapere qui sotto i vostri risultati, cioè, ragazzi, video.